Quindi stavamo dicendo l'origine della divisione in movimenti, storicamente. Perché la musica, boh, quella classica, diciamo, è divisa in movimenti? Beh, che è un po'... Forse perché arriva addirittura dalla tragedia greca, in cui Addirittura. comunque lo spettacolo era diviso in diverse. Beh, Un po' troppo può darsi che indietro, forse. ci sia una cosa del genere, beh, ma un po' per lo stesso motivo per cui le canzoni durano 3 minuti e mezzo. Il punto è che molto spesso la forma è derivata dalle condizioni esterne. Se voi prendete i suonatori della metropolitana, i loro pezzi durano due fermate. No? Perché serve che nella prima fermata viene esposto il tema e nella seconda fermata c'è qualcuno che passa a raccogliere i soldi. Quindi voglio dire, la forma, diciamo, classica è in genere determinata, per esempio, dall'uso strumentale che si faceva della musica strumentale per danzare. Cioè, c'erano le suite di danza, no? Inizialmente, diciamo, la forma iniziale erano suite di danze e le suite di danze erano alternate in lento, veloce, cose di questo tipo, no? E generalmente appunto si terminava la suite con una giga, che è una danza molto veloce, dal tempo metronomico molto sostenuto, no? Cioè, le motivazioni formali generalmente sono motivazioni di tipo logistico. Cioè, non puoi fare tutte le danze veloci, anche in discoteca, fate la roba veloce, poi dopo la gente vuole cominciare, per cui insomma stanno, capito? Quindi si fa una danza lenta per consentire questo tipo di approccio e così via. Non bisogna mai dimenticarsi che la musica serve a qualcosa sempre. Cioè, se la musica... Voi sapete, nei bar a che cosa serve la musica? O nei ristoranti, nei bar, quella fastidiosissima musica che mettono, no? Lounge per... Sapete a cosa serve, no? Per supplire ai buchi di silenzio. No, serve per, al contrario, serve per fare delle barriere invisibili tra voi e il tavolo accanto, perché voi, così il tavolo accanto viene mascherato, c'è un famoso effetto psicoacustico che si chiama l'effetto cocktail, che fa sì che tu senti quello che ti sta vicino a te, ma non senti quello che ti sta leggermente più lontano perché è mascherato da una barriera di musica o rumore o quello che è, insomma. E quindi voglio dire, la musica, non bisogna mai dimenticare che la musica ha sempre una funzionalità. L'unico problema, cioè il problema, la cosa veramente bella della musica è che una delle possibili funzionalità, che è quella che ci interessa a noi, è che è quella molto poco usata come funzionalità attualmente, è la funzione speculativa, cioè la musica serve per pensare, no? Però diciamo che questa funzione qua si arriva attraverso un percorso, cioè anche nella musica occidentale ci si arriva attraverso un percorso molto lungo peraltro, perché insomma si comincia a essere così,
questa cosa comincia a essere molto molto chiara, boh, insomma, con Beethoven alla fine, cioè quando la musica diventa produzione borghese e quindi in qualche modo è la borghesia, l'illuminismo, il periodo, cioè questo è il periodo in cui la speculazione, diciamo, filosofica o anche artistica, diventa fondamentale. Nell'ambito artistico, tutti quanti cominciano a ragionare a una produzione artistica per pensare, per sviluppare. In fondo la borghesia e lo sviluppo industriale della società è uno sviluppo che, per esempio, consente un cambio radicale, diciamo, tra virgolette, verso il benessere. Quindi la gente non ha più da pensare che non mangerà il giorno dopo, no? E quando non ha più questo pensiero. Un po' lo stesso passo che è successo quando l'uomo è passato dalla foresta alla savana ed è diventato l'Homo erectus, quello che ha potuto, diventando carnivoro, ha avuto abbastanza accumulava abbastanza proteine in fretta e aveva tempo libero, cosa che non aveva mai avuto fino adesso. Cosa si fa col tempo libero? Si guardano le stelle, e quando si guardano le stelle si comincia a ragionare, quindi nascono le religioni, nasce di tutto, cioè nasce la filosofia sostanzialmente. Questo me la sono raccontata io per dire che in fondo il fatto che io sia carnivoro è estremamente positivo, cioè perché così accumulo proteine abbastanza in fretta e ho tempo da perdere. Vabbè, comunque, detto questo, quindi quando ragionate sulle cose, appunto la divisione in movimenti è fatta in questo modo qui. La divisione classica in movimenti è allegro, adagio, presto. Questo siamo già molto lontano dalle suite di danze, no? La cosa si è andata stilizzando e la questione è che, per esempio, molta musica cosiddetta sonata, molte sonate o anche i concerti sono scritti per sottolineare aspetti di virtuosismo, no? Allora ci sono vari aspetti di virtuosismo, uno può essere la velocità, la capacità di suonare molte cose in poco tempo, eccetera, eccetera, ma c'è anche un aspetto virtuosistico nell'espressività e parte, diciamo, più emotiva, espressiva, nel riuscire a esprimere sentimenti molto, no? E quindi il movimento adagio è quello che ha la funzione di esprimere questo tipo di cose qua. E infine però in chiusura si chiude con un presto generalmente legato al fatto di comunque riprendere la questione della virtuosità e portarla all'estremo, per chiudere in bellezza, no? Per strappare l'applauso, diciamo così. Tutte queste cose sono funzionali. Poi naturalmente arriva Beethoven e cambia. In mezzo, dopo o prima dell'adagio, ci mette uno scherzo, oppure comincia con un adagio. Però poi nel primo movimento comincia con un, diciamo, un incipit adagio e poi va su un presto, no? Perché è chiaro che se tutte le storie cominciano con c'era una volta, dopo un po', cioè, la sapete già quando ve la raccontano, quindi è chiaro che. Ma questa è una logica borghese di pensare, cioè è un modo di pensare appunto intriso di coscienza illuminista. Cioè
quando avete sentito una storia, per voi è sufficiente, no? Immaginate una situazione invece in cui voi dovete dire la messa. Se dovete dire la messa, la dite sempre nello stesso modo. Anzi, non si può cambiare. Padre nostro è Padre nostro, non va cambiato. No? Quindi, perché? Perché quella è una preghiera, una funzione diversa. È un incontro rituale tra tanta gente e bisogna che tutti sappiano come si dice il Padre nostro, e se uno lo cambia, finisce il gioco. Però, per esempio, è diverso la messa bachiana e quella beethoveniana già, cioè, o quella di Verdi, la messa da Requiem di Verdi, o quella, cioè sono molto molto diverse, perché comunque all'interno della ritualità usano sempre lo stesso testo, ma è l'unica cosa che fanno, poi invertono le parti, aggiungono no, una preponderanza di voci soliste invece che di coro, cioè tutte queste cose. Quando ascoltate musica dovete notare tutte queste cose, dice, ah, ma questo di che periodo è? Cioè, cosa succede qua? Come mai? No? Perché questo vi dà un'idea anche di cos'è che vale la pena di fare oggi. No? Come fate a sapere cosa vale la pena di fare oggi se non sapete come hanno preso le cose, cosa hanno fatto tutti quanti, no? Anche il perché l'hanno fatto, bisogna mettersi in mente che appunto Beethoven stava nel suo tempo, Schoenberg stava nel suo, Stravinsky stava nel suo, Stockhausen stava nel suo, cioè io sto nel mio e voi state nel vostro, cioè io ho un certo atteggiamento rispetto alle cose che devo fare musicalmente, ma che non può essere il vostro. Nel senso che voi state, adesso avete a che fare con Zero Calcare e gli amici suoi. Quindi, e purtroppo però, ecco appunto, uno dei problemi che avete voi grosso è che vivete in un... Già io vivo in un mondo di estremo rumore, no? E il vostro mondo è diventato veramente quasi impossibile da vivere per la quantità di rumore. Quindi ci sono ragionamenti che vanno fatti in merito a questo. E così via. Vabbè, diciamo però questi sono discorsi successivi. Adesso il problema è avere gli strumenti tecnici perché qualsiasi cosa voi decidiate di fare siete in grado di farlo. Quindi per tornare alla cosa che stavamo dicendo, Francesco, il punto è, cioè, secondo me, tu adesso stai cercando di fare delle cose troppo complicate, perché prova a pensare molto semplicemente. Cioè, il risultato musicale è relativamente poco importante. Anzi, ti vorrei dire che il risultato musicale in realtà è un risultato musicale in qualsiasi modo, no? Poi, naturalmente, quando esci fuori con qualcosa ci ragioniamo sopra, diciamo, beh, ma questo cosa si può fare? Per esempio, le cose che vi ho fatto vedere come esempi, naturalmente sono degli esempi e sono delle porcherie, non hanno nessun valore musicale, ma non mi interessa questo, mi interessa intanto farvi vedere, dice, io penso una cosa, la faccio, ok? Questo è molto importante che voi pensiate una cosa e la mettete su.
Ok, dopo oggi vediamo come si fa, per esempio, a pensare in molti layer, no? E mettere le cose insieme, perché anche questo non è scontato. E metterle insieme compositivamente, cioè è per questo che non vi obbligo a non utilizzare un audio editor, perché a me interessa che voi ragionate dal punto di vista compositivo, non dal punto di vista così di mettere tanta roba insieme e fare qualcosa che suona. Non è tanto interessante questo aspetto qua. Dovete, per il momento dovete un attimo scordarvi di fare delle cose belle. Diciamo, quelle verranno da sole, non è, se uno ragiona dal punto di vista musicale, poi dopo può anche fare, vedrete, adesso questo esercizio è con i suoni concreti, il prossimo è con le sinusoidi. È un guaio se pensiamo di fare delle cose belle con le sinusoidi. Cioè, la cosa è di dire, vabbè, io voglio fare questo, faccio un esperimento, diciamo, voglio fare, però sono capace di farlo. Questo è quello che mi interessa. Esprimete un pensiero qualsiasi e riuscite a arrivare in fondo. Valerio, tu c'hai qualcosa da farci vedere, da farci sentire? Allora, giuro che la prossima volta porterò qualcosa da far sentire. Ma questo l'ho già Sono, sentito. credo di essere a buon punto col programma. Beh, devo ancora implementare i metadati, però per il resto ho ottimizzato molto il codice, ho tolto le ripetizioni, Sì. l'ho testato e funziona. Quindi, E quindi ci fai vedere qualcosa? sì, ora condivido lo schermo. Non so se riesce a leggere. Sì, grazie. Ok. Allora, innanzitutto qui, non so se si ricorda dall'altra volta, ho Sì. lasciato solo uno strumento. Perché in effetti non serviva farne più, c'è cioè una sola classe, mi scusi, perché non serviva farne di più così simili. E poi, come ha suggerito, ho usato delle appunto iterazioni della classe. E essenzialmente come funziona questo programma? Questo programma prende come input degli array, due array. Uno che contiene dei valori che indicano le durate delle note, questo qui, e un altro che indica i parametri, diciamo, delle note. Poi ho fatto una funzione che ho chiamato traduttore, che appunto traduce questi input in numeri e li divide in note, diciamo. Cioè, ad esempio, nello specifico, Mamma mia. questa cosa qui, infatti come vedi l'altra volta il parser era una roba lunghissima, infinita, invece sono riuscito a ridurlo un po'. Essenzialmente le note nell'input sono suddivise attraverso questo simbolo qui, che ad esempio la prima nota ha uno start time di un secondo e una durata di un secondo, e questi parametri qui, fino a questo simbolo qua. Dopodiché tutti i valori R o N vengono sommati, così ad esempio posso scrivere una durata di 2 secondi scrivendo N1, N1. Sì. No, mi è chiaro, hai E il tutto rifatto viene qualcosa inserito tipo in una Lilithan. matrice, o in un array 2D, non so quale sia la Sì. terminologia più giusta. E stessa cosa per gli input dei parametri, essenzialmente. Poi i due array 2D, le due matrici vengono sommate,
E una volta che appunto vengono sommate, ho un finale, ho una matrice finale chiamata note, che viene appunto restituita dalla funzione, e all'interno di questa matrice ogni indice ha tutti i parametri necessari per poi stampare una nota compatibile con CSound. Allora, dunque, quindi gli Poi sì, strumenti allora, che cosa fanno? per quanto riguarda la scrittura vera e propria, il piano è quello di appunto inserire, o meglio, portare nel programma gli array con gli input attraverso YAML magari. Penso che sia più veloce anche da scrivere, perché da quel poco che ho visto non c'è bisogno di mettere le virgolette per le Mamma strings, mia, certo. è in generale molto comodo da utilizzare per organizzare appunto grandi dati, grandi quantità di dati. Poi sì, richiamare la funzione traduttore, inserire gli array come input, e poi nel loop appunto che durerà quanti elementi ci sono in note, far stampare le note appunto allo strumento in sé, perché appunto ho inserito una funzione printer nella classe Ok, strumento. dunque, e che E cos'è Ronzi qua? Da niente, così dove posso viene? stampare più voci contemporaneamente. Da dove viene Ronzi? Cos'è Ronzi? Allora, Ronzi è un'iterazione della classe. Ah, ok, sì. Ovviamente poi questa scritta qui la posso moltiplicare, inserire ogni volta uno strumento diverso e magari richiamare, non so, fx.start e impostarlo uguale a quello di Ronzi, per dire, però aggiungere un offset e creare un effetto phasing o qualcosa del genere. Certo. Cioè, penso che comunque sia abbastanza flessibile Sì, e però posso utilizzabile. dirti, è Sì, ancora, certo. è ancora troppo, troppo complicato tutto quanto. Adesso ti faccio vedere alcune cose. Torna su. Ok. Allora, per esempio, questa divisione in parametri e durate. Ok, tu sostanzialmente qui, se capisco bene, hai tre note diverse. No, no, Allora, in due, realtà sono due, i parametri sono due, sì, ma perché ho fatto... no, ha ragione, ho dimenticato di spiegare una cosa. In realtà le note sono 1, 2, 3, no, ok, 4, e quattro. 5. Sì, ma di due tipi diversi, diciamo. Sì, la prima nota ha questi parametri qui. Sì. E le restanti hanno quest'altro. Cioè, ho fatto in modo che invece di dover riscrivere ogni volta gli stessi parametri, se non li devo cambiare, il programma assume che i parametri restino quelli indicati la prima volta, cioè l'ultima volta. Diciamo che qua il problema grosso è un problema di strutturazione. Intanto, ok, ti faccio vedere una cosa. Puoi prendere una console Python? Una console Sì, cioè Python. un terminale dove c'hai Python dal vivo, diciamo. Ce l'hai un terminale? Sì, posso aprire il No, terminale. te lo faccio fare a te così lo vedi bene. Ok. E quello di Windows va bene o apro GitBash? Va bene, basta che parte Python, cioè per me Ah, va bene tutto. ok. Devo condividerlo. Se tu scrivi Python 3 o Python, funziona?
Ok, è già il 3, benissimo. Adesso facciamo una stringa, facciamo la stringa S. No, 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 S uguale, mettiamola dentro una variabile. Adesso faccio un esempio così, no? Aperte virgolette, ABC, poi il segno della barra verticale, il pipe, DEF, pipe ancora, GHI, oh. Ok, chiuse virgolette. No, non c'è bisogno, non metterei il pipe finale. No, comunque sì, se vuoi. Se vuoi. Ok, vai, fai invio. Allora, se tu fai s.split, aperta parentesi, aperte virgolette, pipe, chiuse virgolette, vuol dire splitta la stringa intorno alle virgolette. Ok, vai. Quindi il lavoro che hai fatto tu di fare l'array di cose, già diciamo che è un... non c'è bisogno di farlo. Tu, il problema qual è? È che questi dati qua, tu li vuoi tenere separati, cioè li puoi benissimo... Allora, adesso fai... Diciamo che ho deciso di tenerli separati perché per poi riuscire a tradurli, semplicemente è Lo quello il so, problema. ma ok, adesso mettiamo conto che facciamo quello che dicevi tu. Facciamo una stringa S, adesso lo facciamo breve perché hai capito come funziona la faccenda. Allora, cosa c'avevi? Amp uguale, adesso ci metto della roba a caso, no? Amp uguale meno 3. Virgola, no. Tutto in una stringa, virgola, non so, cosa c'eravamo? Inst uguale 7. Ok, poi fai pipe, no, pipe, amp uguale meno 8, inst uguale 3, questa è solo una dimostrazione, cioè non è... Ok, chiuse virgolette. Ok, invio. Adesso se tu fai s split aperta parentesi, aperte virgolette, pipe, chiuse virgolette, lui te la separa in due cose, no? Però la devi ancora separare con le virgole. Quindi, per esempio, adesso qua puoi fare quello che si chiama una list comprehension. Che è un'operazione che fai su un array, siccome questo diventa un array, no? Tu puoi fare benissimo aperta quadra SS, adesso vabbè, usa un altro punto split. Però stavolta lo fai aperta parentesi, aperte virgolette, virgola, chiuse virgolette, chiusa parentesi, spazio, for ss in s.split, aperta parentesi, aperte virgolette, pipe, chiusa virgolette, chiusa parentesi, chiusa quadra. Invio. Ok, lui ti separa, capito? Adesso mettiamo conto che tu adesso scrivi, fai una classe. Possiamo fare? Strum. S grande, quello che ti pare, due punti. Ok, in cui facciamo un... Beh, per esempio potresti fare, vai a capo, adesso fai un tab,
def spazio underscore underscore init underscore underscore aperta parentesi io di solito Python è un po' sensibile sulla distanza tra le parentesi e il nome della funzione. Io di solito l'attacco per una questione. Ah, ok. Self, qua puoi mettere un parametro qua, str. No, basta, chiusa parentesi. E qui per esempio. No, ci vuole un due punti. Non puoi farlo così, non puoi farlo così, devi fare freccia in su, fai freccia in su, fai freccia in su. O se no, facciamo così, guarda, facciamo un file, così. Diciamo che, non so se Allora funziona. apriamo. Apriamo un file perché se no ci. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. Avevo disattivato la cam soltanto perché stiamo registrando. Ok, però ho piacere di vedervi mentre Ah, facciamo ok, allora va bene. le cose. Sì, devo ricondividere, scusate. Sì. Ok, la classe. Beh, per esempio, io farei una classe, facciamo, in realtà questo fa parte delle cose che vi voglio far vedere dopo, ma già cominciamo subito così. Fai una classe strumento, la classe strumento fai def init, underscore, underscore, aperta parentesi, self e poi virgola. S, e passi un parametro S che si suppone essere una stringa, due punti, vai a capo e adesso scrivi no, self, no, aspetta, no, facciamo che self amp, ah no, scusami, no, fai così, fai aperta parentesi, prima del self. Self.amp cos'era? Cos'eravamo? Instr, questo non è importante, qua ci potete mettere tutti i parametri che vi pare. Allora, questo lo fai con chiusa parentesi uguale s.split aperta parentesi. E qui split, aperte virgolette sulla virgola. Ok? Così diciamo che ho una quantità di input variabile a seconda di quante virgole metto. Beh, certo, il problema è che questo viene messo, il primo elemento viene messo in self-amp, tutto il resto viene messo in self-instr. Quindi la Sì, se lo questione è che scriviamo così in finisce. qualche modo ti devi sincronizzare su questo. Ok, poi c'è un altro problema, che queste così rimangono stringhe, quindi in realtà non va fatto questo, va fatto, è per questo che vi faccio che è meglio usare YAML, perché tutta sta roba viene fatta dietro le vostre spalle, Sì, perché qua dietro. bisogna farlo diventare dei floating point, quindi in realtà. Il fatto che tu scriva amp uguale quello ti complica la faccenda, perché se non ci fosse scritto amp uguale quello, ma semplicemente della roba con le virgole, a questo punto, beh, facciamolo così, a questo punto tu invece di fare questo potresti fare una list comprehension, che è appunto l'operazione sugli array, in cui prima di ssplit metti una parentesi quadra. E metti no, no, sì, ok, però torna indietro e fai no, dentro la parentesi quadra. Ah, ok.
Fai float, Ah, aperta, float, ok. aperta, aperta parentesi N, no, N, chiusa parentesi, spazio, for N in SSplit. Questo prende tutti gli elementi di SSplit, li mette dentro una variabile n e di quello fa il float e te li mette dentro Quello le fa il variabili. float. Già in float tutto perfetto. Ok? Quindi così mi Però se tu risparmio scrive, anche. ma certo, il fatto che qui se tu però ci metti amp uguale, allora lo devi ulteriormente fare un altro split. Se vuoi lo facciamo, ma devi fare lo split intorno all'uguale e prendere solo la parte destra Ah, dell'uguale. giustamente, sì. Capisci? Ok. Vabbè, Sì, comunque sì, sì. adesso lo facciamo così per semplicità. Poi, Va bene, va bene. no, il punto è che adesso, questi dati qua non te li tieni dentro lo stesso file di Python, te li tieni in un altro file. Adesso apri un altro file. Per esempio, select language, vabbè, Eh sì, mi fa studio. allora, scusi, sì, ma voi fai meno 3, no? Virgola 7, pipe, cos'altro? Meno 8, bla bla bla, virgola, mettici numeri qualsiasi, eccetera. Anzi, potresti addirittura questi farli in fila, metterli uno sotto l'altro senza il pipe. Ok, e così via. Bene, adesso fai un torniamo al nostro programma. Questo chiamalo, metascore, dati.txt, una roba semplice. Txt significa che è testo puro, non ci sono, E non c'è, sì. non Ok. c'è niente. Ok, adesso torniamo al nostro fresco. Qui. Dunque, qua facciamoci un altro metodo. Sotto sempre della classe strumento, ok, def print, oppure se vuoi inspect, quello che ti pare a te, self, che tu sei dislessico, due punti, ok, e scrivi, vai a capo e scrivi print, aperta parentesi, aperte virgolette. Cosa abbiamo? Amp, due punti, amp uguale, per cento più 6.2F, virgola, cos'è? Instr uguale, per cento. No, per cento, no, questo facciamo, è un intero, quindi facciamo per cento di. Ok, poi vai dopo le virgolette e scrivi spazio per cento, aperta parentesi, self.amp, virgola self, no, self.amp. Dio, ma perché non riesco a scrivere È self? perché è una forma di dislessia grave, virgola. Scherzo. Ok, va bene, adesso basta, ok, vai a capo, adesso usciamo fuori dalla definizione dello strumento, lascia un paio di righe, adesso facciamo un lettore, fai def reader, aperta parentesi, e gli passi dati. Questo è il nome di un file.
Chiusa parentesi, due punti. Ok, e adesso qua vai a capo e scrivi for L in, no, scusami, no, prima apriamo il file, quindi file, file FH, file handle, uguale o open, aperta parentesi, dati, virgola, aperte virgolette, R. Ok, poi vai a capo e fai for L, questo è il modo di leggere righe, in FH, due punti, lui legge riga per riga e lo mette dentro la variabile L, e quindi tu quello che puoi fare è, aspetta, scusami, sopra, mettiamoci un array che ci dà i risultati, Ah, sopra FH. sopra FH, sì. Result, no, no, result, uguale aperta quadra, chiusa quadra, è un array vuoto. Ok, e poi andiamo a Cos'è capo. Result? Com'è? Scusa, di? Cos'è Result? Scusate. È una variabile che io mi metto lì e la inizializzo con un array vuoto, con un vettore vuoto. Sai che cos'è? Una lista vuota. Francesco, fermaci se. No, certo, infatti vi ho fermati. E a cosa ci serve Ci questa serve lista perché vuota? adesso leggiamo le righe, creiamo degli strumenti, che creiamo della roba della classe strumento e la cacciamo dentro, cioè creiamo degli strumenti sulla base dei dati che abbiamo salvato. Sì, Ok? questo è chiaro. E quindi noi adesso in questo reader, cioè ci serve il reader per poter leggere Quello che abbiamo scritto nel file. file di dati. Fai vedere, Valerio, fai vedere il Dati, file di dati. Adesso ok, abbiamo sì. Sì, fatto un mi sento molto. esempietto, però Sì. la cosa che è importante in questo esempio è che voi dovete minimizzare la roba che dovete scrivere, perché siccome, no? E fate fare alla macchina il lavoraccio di dipanare quello che state scrivendo, ok? Questo ancora c'ha un sacco di problemi, una scrittura del genere. Però il punto è che il formato di come scrivere le cose lo scegliete voi in base alla vostra comodità. Dovete essere, cioè, se per esempio, cioè non va bene quello che ha fatto Valerio, cioè va benissimo perché ha lavorato, eccetera, eccetera, ma non va bene di fare. Che dovete fare un sacco di cose, che poi tra l'altro producono problemi perché vi sbagliate nello scrivere, cioè, capite? Se per esempio notate che fate delle cose in cui fate molti errori, dovete ragionare e dire non va bene, sto scrivendo, cioè la macchina non mi sta aiutando, la macchina deve essere fondamentalmente al vostro servizio, non voi al servizio della macchina, no? Perché altrimenti non arrivate da nessuna parte, capite? Cioè, la musica di solito ha delle strutture molto, adesso qua stiamo su iper semplice, questo non fa niente, questa roba qua, però Sì, dovete certo. mettervi in testa che la musica dovete essere in grado di fare cose molto complicate. Per fare cose complicate bisogna che la roba semplice sia ultra semplice. Ok, Cioè. quindi in sostanza, scusate ancora, Sì. noi adesso leggeremo il file dati che conterrà il valore dell'ampiezza e dello strumento, no? Sì, Per ogni riga. naturalmente quello potrebbe essere molto più esteso, cioè potrebbe essere, Certo, capito? certo. E quindi con reader ci permette soltanto di leggerlo. Print, poi ci stamperà Beh, perché poi noi il vogliamo valore. vedere che lui abbia fatto bene il suo lavoro, no? E Ok. quindi,
E quindi useremo print come funzione di debug. Poi oggi vi faccio vedere come si fanno bene le cose di debug. E invece Però ancora una volta Result, cosa ci facciamo in questo reader? adesso vedrai. Se ci fai andare ancora avanti un attimo, vedrai che cosa facciamo. Qui adesso leggiamo riga per riga e per ogni riga vai a capo, Valerio, e fai result. Punto app, no, result. Result poi vabbè. Sì, appunto, è pure volgare. Apned, forse se ti dico apned, poi scrivi aperta parentesi. Append è un metodo degli array per appendere le Alla cose in coda, fine. no? E quindi append strument, no, strum si chiama, con la maiuscola, aperta parentesi, L. Quindi io per ogni strumento mi creo un cioè per ogni riga, scusatemi, mi creo una classe strumento, ok? E la infilo dentro la variabile result, che è un array, quindi alla fine otterrò un array di strumenti, una Ok, ma lista. quindi scrivere strum L esattamente Crea cosa intendi sempre? un'istanza dello strumento Ah, ok. e le mette tutte una dietro l'altra. Ok? Adesso fai un tab qui, fai return result. Ok, basta. Quindi questo reader ci farà questa cosa. Adesso lascia due righe. E fai R, uguale reader, aperta parentesi, aperte virgolette, Dati.txt. dati.txt. Quindi questo caricherà le righe di dati.txt dentro questo array. Adesso posso fare di nuovo una list comprehension. Vai a capo, fai aperta quadra, s.print, aperta parentesi, chiusa parentesi, poi fuori dalla parentesi, for s in r. Cioè, io adesso la list comprehension, Francesco, fai tutto il giro del vettore, dell'array, chiamando per ogni elemento del vettore il metodo .print. Siccome quelli sono tutti strumenti, ci avranno tutti il Per ogni metodo. riga. Sì, no, sostanzialmente per ogni riga crea uno strumento e per ogni strumento chiama la funzione print. Ok? Chiaro. Ok, ma quindi per richiamare un metodo, cioè prima di print posso scrivere, cioè perché mettiamo S? Perché Ah, perché di allora, sopra abbiamo se tu messo lo S. facessi in maniera classica, faresti for s in r due punti e poi dopo una riga s.print per ogni elemento di r. Capisci? Va Sì, ok. bene, facciamo la prova del pudding, vediamo se funziona. Però vedete, a farlo così semplice non si può sbagliare. Se sbagliamo, vabbè, è perché siamo dislessici o qualsiasi cosa. Sì, No, come me, no, no, infatti. no, salva questa roba, basta che la salva, prendi il terminale, fammi il favore, facciamo prima, guarda. Cioè,
Scordatevi questa roba, cioè, se tu sai dov'è questo, dove l'hai messa? In programmi Python, documenti. Vabbè, ok, adesso apro il terminale. Ah, me lo apro qua sotto, però. Ok, ha funzionato qui. Ah, l'hai fatto andare, ok? No, sì, ormai avevo cliccato, mi ha fatto salvare. Sì. Però Vabbè, se vuole ok. adesso apro il terminale. Come dici? No, No, se vuole che apro il no, 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 terminale. l'importante era vedere se funzionava. Ok. Allora, riassumendo, Francesco, hai capito tutto di quello che fa? Puoi riraccontarcelo? Allora, sì, Vai, ci provo. scrolla verso l'alto, Valerio, così, e anzi Sì, scusate. puoi levare la console, tanto non ci interessa più. Allora, abbiamo prima di tutto creato un dati.txt che è il file dove andremo a pescare i valori da stampare. E grazie al reader leggeremo questo file. Sì. Dopodiché abbiamo, cioè praticamente legge riga per riga il file e lo mette nella variabile L, in sostanza. No, le righe le mette nella variabile R, scusami, le righe le mette nella variabile riga per Sì, riga, sì, ok. esatto. E così che al momento della stampa che è stata definita nella classe strumento, No, no, riceviamo... però aspetta, aspetta, stai saltando un passaggio. Questa riga L, che cosa ci faccio con la riga L? Ci serve sul result Cioè, append. cosa facciamo qui? Per ogni riga L, che cosa facciamo? Per ogni riga creiamo uno strumento, Creiamo un'istanza della classe strumento un'istanza della classe strumento, ok? e la appendiamo. E la appendiamo alla... ne traiamo, cioè ne stampiamo... da definizione, no? Ampiezza e strumento. Sì, no, no, però aspetta un attimo. Allora, Ok, dove no, l'appendiamo? no, no, la appendiamo nell'array che è il risultato, ok? Va bene? E poi dopodiché chiamiamo questa funzione, gli facciamo leggere il file, ok? Schiaffiamo il tutto dentro una variabile R. Sì, lo vedi alla riga 17. E Giusto. poi facciamo una lista comprehension in cui facciamo stampare questa cosa. Naturalmente nulla ci vieta di fare un'altra cosa. Adesso facciamo un esempio banale. Sotto la riga 6 aggiungi un altro metodo, che è def spazio to underscore c sound aperta parentesi self virgola no, però adesso qua ci vogliono delle cose in più, perché dobbiamo mettergli quantomeno l'action time e la durata, no? At virgola dur. Beh, sì. No, no, a T, no, la chioccia non la puoi usare. Virgola dur, no, virgola. Ok, due punti, dopo la parentesi due punti, vai a capo. E qui invece di fare il print normale facciamo print, aperta parentesi, aperte virgolette, i per cento d,
spazio per 108.4F, per 108.4F, per 100 più 6,2, 6.2F. Ok, quindi qua e poi dopo fai per 100, aperta parentesi, no, scusami, self.inst. Questo è un dato interno dello strumento, poi invece at, che è un dato passato in argomento, virgola dur, virgola self.amp, che è un dato invece che fa parte dell'oggetto. Ok? Quindi adesso il problema che abbiamo è di generare at e dur, lo facciamo assolutamente a caso, e quindi adesso alla riga 21. Poi cancella questa riga, stavolta ci tocca fare un for vero e proprio, perché dobbiamo generare Delle sigle date. sì, for s in r, due punti. Allora, adesso facciamo una roba molto, molto casuale. At uguale, ah beh, ci serve random, vabbè. Ok, adesso qua ce lo mettiamo. Random, aperta parentesi, moltiplicato 10, così, cioè, è un random entro 10 secondi. Dur random moltiplicato 0.5, non ci interessa adesso questi sono. Ok, e poi vai a capo e scrivi, Ah, ok, finiamo di sì, ancora, S, no, scusami, sì, S.tucci sound, aperta parentesi, at virgola dur. Ok, adesso torniamo un attimo su, mettiamo l'import che ci serve. Import, from random import, no, from random import random. Ok, e poi direi basta. Riprova a farlo girare. E funziona. Ok? Ok, adesso naturalmente quest'ultima parte, vedete, è qui che si svolge tutta la musica, no, nell'ultimo for, no? È qui che si gioca tutto. Qui abbiamo fatto della roba a caso, ma ovviamente è qua che bisogna fare le cose complicate. Bene, adesso però facciamo un'ultima cosa su questa cosa qua, che un'ultima modifica per migliorare ancora l'oggettistica, e torniamo su nella definizione, e la funzione reader la inseriamo dentro la classe strumento. Quindi sostanzialmente, boh, puoi levare una riga qua e tabbare il tutto di uno. Leva questa riga e tabbare. Ok. Adesso qual è il problema però? Che la funzione reader è una funzione che crea degli strumenti, quindi non può far parte della definizione dello strumento. Ok? Però questo è quello che si chiama un metodo di classe. Allora, aggiungi sopra la riga 12, questa è una stupidaggine che c'ha Python orribile, trovo, ma che. Forse non ce n'è bisogno. Prova a fare, o forse sì. Devi scrivere at con la chiocciola. Chiocciola alla riga, no, adesso alla riga 13.
cioè subito Ah, sopra ok. questo devi scrivere chiocciola class method. Cioè, questo è un metodo di classe, significa che è un metodo che non è un metodo di ciascuna istanza, è un metodo di tutta la classe. Non so se è chiaro questo concetto. Questo è un concetto molto importante. Cioè significa che Aspetta, qualsiasi... non basta solo questo. Ok. Adesso finiamo di fare la modifica, poi ne parliamo. Davanti a dati nella definizione alla riga 14 devi mettere CLS, virgola, cioè puoi mettere una variabile qualsiasi, ma è il nome della classe, ok? E questo, e poi alla riga 22 devi scrivere, invece che reader, devi scrivere strum con la S maiuscola. Punto reader, questo è il CLS, è questo che viene, ok? Perché Ah, vedete, un conto, capite la differenza tra istanza e classe? Cioè, reader è una funzione che vale solo per la classe, non vale per l'istanza, mentre invece tucci_sound, per esempio, o print, è una funzione che vale per ciascuna istanza. Sarà diversa, farà cose diverse in ciascuna istanza. È chiaro il concetto? No, la cosa importante è perché siccome reader crea delle istanze, non potrebbe essere una funzione di istanza, perché una funzione di istanza ha bisogno dell'istanza per esistere, no? Ok, adesso proviamo a farla funzionare, vediamo se funziona, perché questa roba qua in Python funziona poco. Sì, funziona, funziona, ok? Bene, adesso, quello che avevo fatto io è che sostanzialmente, che avevo messo nella libreria, è sostanzialmente una classe che fa il processo. Adesso, torniamo al tuo software. A quello che hai fatto tu, Valerio. Allora, vedi che tu uno dei problemi che hai è che hai i dati scatterati da 2000 parti. Ok? Questo non va bene, perché va bene fino a quando devi fare tre note, ma quando ne devi fare tante. Non va bene. Allora, per esempio, io farei un file. Beh, adesso poi nella seconda parte parliamo un po' della meta, perché questa roba qua va molto rapidamente nella metaprogrammazione, cioè programmi che scrivono programmi, ok? Però la questione è che sostanzialmente tu devi concentrare i dati tutti da una parte e poi e avere il codice da un'altra. Ok? Ora, il punto è che io non vedo le classi perché tu ti sei messo tutto in una libreria B. No? Ce la fai vedere anche la libreria B. Cioè, in realtà sì, mi sembra... No, i dict li puoi usare, ma li puoi usare esplicitamente con YAML. Non c'è bisogno di fare tutta sta. Cioè, per esempio, per dirti. Vedi, tu hai scritto 1 ronzi.wav, 2 ronzi.wav, eccetera. Tutta sta roba è troppo. Cioè, basta che ti fai la classe ronzi, oppure il vettore ronzi, cioè
ti fai una classe campioni, no? Che ti genera il nome da sola, non c'è bisogno che glielo generi tu. No, perché tu sostanzialmente tu c'hai bisogno di dirgli, allora, i campioni 3 sono 18, i nomi te li genera lui, no? Quell'altro sono 15, paf, genera, l'altro sono 6, quindi ti genera, fai una classe campioni, che è un array di campioni, capito? In cui samples 1, cioè, te lo fa, se vuoi ti faccio vedere come si fa, ma insomma te lo immagini, no? Come si può fare. Cioè, scusa, lo facciamo al volo, tanto no, no. Class, facciamo collezione, no? Due punti. Allora, fai nell'inizializzazione, tu fai def underscore underscore init underscore underscore, aperta parentesi, self, virgola, suffisso, diciamo, perché gli devi dire come si chiama, no? Suffisso, virgola, numero totale di campioni, no? Sì, due punti. E poi fai che dentro l'init, ok, vai a capo, fai self.nomi. Uguale. Facciamo una list comprehension, aperta quadra, aperte virgolette, aperte virgolette, fai cos'è, come fatto è percento di. Anzi, posso dire, facciamo una miglioria rispetto a quello che hai fatto tu, perché in questo modo, se tu li guardi nella directory, se tu non metti zero padded, numeri zero padded, cioè zero padded significa che lo chiami 01, 02, eccetera, eccetera, vedrai che 10 e 11 ti vengono ordinati male nelle directory. Fai le cose fatte bene, fai i numeri zero padded. Per fare i numeri zero padded, qui basta scrivere 0, prima del percento di 02. No, percento, scusami, dopo il percento. 02 di, ok, e poi lascia uno spazio perché tu hai lasciato uno spazio, percento S, punto WAV, sì. E poi passa. Aspetta, no, 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 ferma, ferma, ferma. Ce le mette lui. Spazio, percento spazio. Come dobbiamo fare? Qui è, no, no, devi fare suff, virgola, N, chiusa dopo la parentesi, for N in range, aperta parentesi, num campioni. Adesso questo può darsi che ti generi uno meno, per esempio se tu li metti 13 ti genera fino a da 0 a 12. Allora no, fai, scusami, metti range da 1, no, 1 virgola num campioni, perché tu parti da 1. Num campioni forse più 1, non lo so. Proviamo così.
Ok, basta. Basta. Ok. Adesso fai samples 1. Scrivi samples 1. Oppure S1, come vuoi. Samples 1. No, perché quello l'hai già usato. Uguale. Collezione, con la C maiuscola. Aperta parentesi. Aperte virgolette, interruttori, virgola 13, chiuse dopo le virgolette, virgola 13. Basta, questo li fa da solo sta roba. Non so se mi spiego. E se per caso gli interruttori diventano 1000, uguale. No, Capito? Cioè, adesso... Se vuoi proviamo che funzioni, ma ti assicuro che funziona. Eh no, allora, il problema è la libertà si conquista a fatica. Cioè, il problema è che questa roba qua, cioè, voi vi dovete rendere conto che siccome dovrete fare delle cose molto complicate, se sono complicate da subito, cioè, vedi, scusami, non è un insulto, non prenderlo come un insulto, ma c'è molta poca intelligenza in quello che hai fatto. No, nel senso intelligenza informatica, perché non fa niente il computer, hai fatto tutto tu. Capisci? Questa è la stessa cosa che dicevamo con Francesco l'altra volta. No. Se tu l'orchestra te la fai a mano, certo la puoi fare a mano. E quanto lontano puoi andare? No? In questo modo qui puoi andare abbastanza lontano. Questo ancora niente, perché poi puoi fare collezioni di collezioni, cioè puoi fare... No? Beh, adesso poi, adesso nella seconda parte della lezione vediamo bene. Cioè, come si fanno queste cose qua, ok? Ok, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo 5 minuti, 10 minuti. Prego, prego, prego. Questa cosa, però non ne sono sicuro. Quindi, esattamente, scrivere La questione è questa. Beh, prendi una console, ti faccio vedere questa cosa. ok. Prendi una console di Python, dico, eh. Ma la devi condividere con noi. Allora, se tu facciamo un array, quindi una lista A, aperta quadra, 0,1,2. Ah, mettiamo conto che tu devi mettere, va invio, ciascuna di queste variabili in una variabile differente. Ok? Un modo per farlo è di dire aperta parentesi, B, virgola, C, virgola, D, chiusa parentesi, uguale a A. Ok? Ah, ok, Fa quindi è come invio, se, fa invio. ok, È come se lui te è li come definire splittasse. due variabili insieme. Adesso guarda B, fa B invio. Guarda C, guarda D. Ok? Adesso facciamo un'altra operazione. Facciamo aperta parentesi, E, virgola F, uguale a D, uguale a A, scusami. Allora, adesso noi dividiamo in due una cosa che ha tre elementi. Ah, ecco, non te lo fa manco fare. Vabbè, perfetto. Allora niente.
No, perché in altri linguaggi questo funziona e in F lui ti mette un sottarray che è fatto da C e D, ma Python è stupido e non te lo fa fare. Vabbè, però adesso un'altra cosa. Adesso facciamo una list comprehension. Allora, aperta quadra, x più x per 10, sì, spazio, for x in A, chiusa quadra, invio. Lui ti fa un array in cui ciascuno degli elementi dell'array A è stato moltiplicato per 10. Puoi fare, non lo so, e ci puoi fare qualsiasi cosa lì dentro. Cioè, puoi fargli fare un print, puoi usare un metodo, se x è una classe, puoi usare un metodo della classe, eccetera, eccetera. Le list comprehension sono, come si suol dire in gergo, degli iteratori. Cioè, ti ricrea un altro vettore, un'altra lista, con l'operazione fatta su ciascun elemento della lista. Ok? Devo dire che la sintassi di questi iteratori di Python è molto brutta, ma ve l'avevo già detto che Python è un linguaggio brutto, quindi va bene? È chiaro questa cosa? È tutto chiaro? Però le list comprehension sono uno strumento potente. Ora, le list comprehension si possono usare anche sui dizionari. Per esempio, facciamo un dizionario, adesso facciamo A uguale, graffa, apici, Gino, tra virgolette. Giorno ce la faremo. Due punti 0, virgola, lino tra virgolette, punti 1, virgola, pino tra virgolette, due punti chiusa graffa. Adesso facciamo una cosa semplice, fa invio. Facciamo delle list comprehension semplici. Per esempio, vogliamo avere tutte le chiavi, no? Quindi chiavi uguale, in realtà c'è un metodo per fare sta roba, ma lo facciamo con una list comprehension. Fai aperta quadra e fai k for, aperta parentesi, k virgola d, che sono chiavi e dato, chiave e dato, no? In A, chiusa quadra. In A punto, scusami, A punto items, perché mi dà un array con tutte le, no, aperta parentesi, chiusa quadra. Vai. Vabbè, scrivi chiavi. Ok. Va bene. Se vuoi avere i dati, basta che metti D al posto di K e c'hai i dati. Ok. Naturalmente se tu fai A, fammi vedere perché non mi ricordo se Python ce l'ha sto metodo. A.keys dovrebbe fare esattamente questo. Aperta parentesi, chiusa parentesi, no, è un metodo, invio, vabbè, ci mette, fa questa robetta, insomma, ok,
Oppure A punto, beh, A punto items ti restituisce un array con tutte le chiavi e i dati separati, ok? Che è quello che abbiamo usato sopra, no? Però vedi che, per esempio, la notazione che abbiamo usato è esattamente compatibile con quello che abbiamo usato per prima, perché se tu fai A.items, invio, ok, vedi che c'hai un array di tre, come si dice, immutabili, di tre tuple immutabili. Quindi se tu per esempio fai aperta parentesi, k virgola d uguale, chiusa parentesi, a.items di aperta quadra 0, questo è il primo elemento di quell'array di cose, eccetera, eccetera, e io separo la chiave dal dato 0, chiusa quadra, invio, siamo bene. No, sono stupido, non c'era bisogno di fare tutto questo. Che porcheria è sta roba? Vabbè, come faccio ad avere l'array? Io devo avere proprio l'array, boh, non mi ricordo. Ci ho provato. Ma forse è il Python 3, che perché in Python 3 hanno sfasciato tutto. Non è sottoscrivibile, però se io prendo, scusa, fammi vedere, fai A aperta quadra 0, chiusa quadra. No, bisogna guardare come si fa semplicemente, c'è sicuramente un trucco. Ah, perché non si può fare, certo, perché ci vuole una chiave, ci vuole una chiave, no, non è una chiave. Questa non è una chiave, zero. Vabbè, adesso qua bisogna vedere come si fa questo dict items a trasformarlo forse si fa così, guarda, come abbiamo fatto, aperta quadra, no, aperta tonda, scusami. Aperta tonda k virgola d chiusa tonda in a.items, vediamo cosa fa questo. Beh, semplicemente invio, no, perché non lo conosce. Ma dipende dalle versioni di Python. Tu stai usando 2? Python 2? Questo è 3. Sì. Vabbè, insomma, c'è un modo di farlo sicuramente, ma bisogna andare a cercarlo. Facciamo una pausa. Sì, conviene che stiamo tutti sul 3, Francesco, perché non più che altro per avere risultati congruenti l'uno con l'altro. Purtroppo questi in Python 3 hanno cambiato molte cose e appunto certe cose non funzionano più. Sono i guai che combinano i programmatori. Ci fermiamo un attimo, riprendiamo alle 10. Sì, scusatemi, alle 9. Ok. Alle 10, no, scusatemi, alle 10. Ok, sì, sono un po' confuso con gli orari. Va bene, a fra poco.
Bon, ok. Allora, oggi ho fatto avevo preparato una cosa che però è abbastanza complicata, quindi vi prego di fermarmi quando non capite qualcosa. E appunto la cosa va nella direzione che stavamo vedendo prima, cioè di come fare a separare codice dai dati. Allora, qual è l'idea? Adesso vi faccio vedere, provo a condividere lo schermo. Vedete bene? Il terminale è tutto. Ok, parlate quando volete che mi fermi perché non vi vedo io mentre scrivo, quindi mettiamo qua il video. Ok. Allora, in realtà questa cosa qua l'ho messa nella nostra libreria, quindi adesso vi voglio far vedere intanto quello che ho fatto e poi dopo, dunque, questa sta qua e ho fatto dei test. In maniera da allora intanto vi faccio vedere che cosa fa cosa diciamo far vedere da fuori, poi dopo apriamo il cofano e vediamo come funziona la baracca. Allora ho fatto uno YAML in cui ho messo per esempio due istanze di una classe che ho chiamato metaclasse, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, e ho scritto anche, allora vedete che tutte le proprietà, qui ci potete mettere tutte le proprietà che volete, qua ci ho messo proprietà A, poi c'è proprietà, poi c'è una sottoclasse, questo strumento apre ricorsivamente tutte le sottoclassi, anche array di sottoclassi, ok? E così via. Le classi sono una roba molto semplice, ma potete capire che ci potete veramente mettere quello che vi pare. E una cosa che ho fatto è che questa metaclasse, per esempio, non fa altro che, cioè questa eredita, vi ricordate che avevamo fatto la classe processo? Eredita la classe processo e quindi ha il metodo underscore underscore run underscore underscore che è incluso nel metodo run e quindi ridefinisco questo metodo perché nella classe base processo non fa niente. Che cosa fa? Semplicemente si stampa. Si stampa. Poi c'è una sottoclasse. Questo serviva per fare un po' il mimic di quello che di fare la mimica di quello che facevamo che abbiamo fatto fino adesso, cioè di avere una classe suono e di avere la classe processo e così e incrociare le due classi. In realtà potete mettere quante ve ne pare e come vedete, per esempio,
se vedete la no, come, dove stanno i miei dati? Qui diamo, cioè, usiamo proprio questi nomi e tra l'altro se il nome del modulo, perché noi abbiamo il file che diciamo funziona come modulo dentro Python e poi abbiamo i nomi dentro la classe. Allora, se il modulo si chiama metaclass con tutte le minuscole, non c'è bisogno di scriverlo qui. Se invece appunto qua per esempio si dovrebbe chiamare submetaclass con tutte le minuscole, siccome non c'è il modulo, ma questo sta dentro il modulo metaclass, allora noi gli diciamo che deve, che la trova dentro il modulo metaclass. Ok? È chiaro fino a qui? Pronto? Cioè, e tipo T0 e T1 in sostanza sono due. Aspetta, lo riprendo. Sono due elementi del vostro, potrebbero essere appunto strumenti, movimenti, appunto, qualsiasi cosa. Cioè, questo è fatto per generalizzare tutto. Ok? No, vai, Francesco, chiedi se Allora, quindi abbiamo, cioè, questo file, questo è un abbiamo file in dati, cui. eh? Che però, vedete, è un file dati che entra nel merito delle classi che si, cioè che sono decisi a livello di programmazione, capito? Sono già state Sono scritte, no? già state definite, sono definite in questo modulo che si chiama metaclass.py, no? Questo modulo importa anche la classe processo perché questa classe qua è una sottoclasse di processo, che è una cosa che avevamo già definito a monte, no? Questa se volete ve la faccio vedere tanto per ricordarci e rinfrescare. Questa dovrebbe stare qua. Ecco, questa classe qua. Ok? Questa classe qua c'ha questo metodo qua che non fa niente, cioè ritorna una stringa vuota e che è il metodo che va derivato da tutti i processi e poi questo metodo viene chiamato qui e chiama prima una funzione di header. Anche queste si possono riscrivere, vi ricordate che abbiamo riscritte quando avevamo bisogno di una tavola, eccetera, eccetera, sia il trailer che l'header si possono riscrivere, però vabbè, se non c'è bisogno di farle, usa questo header e questo trailer qua. La classe underscore underscore run underscore underscore bisogna riscriverla semplicemente perché non fa niente, così. È lì che succede tutto. Ok? Quindi noi nel file di dati primario abbiamo incluso la classe processo e No, scusami, nel file di dati, questo è il file di dati, no? E queste sono le metaclassi che abbiamo fatto. Ok, allora, nel file di dati io dico solo usa questa classe qua. Cioè, per questo, diciamo, per questo oggetto di primo livello usa questa classe qua. Poi questo oggetto contiene delle sottoclassi, che sono fatte con la submetaclass e poi per prova ho fatto anche degli array di sottoclassi, no? Che includono altra roba. ok, dovrei esserci. Dovrei esserci. Boh, adesso vi faccio vedere una cosa che non c'entra molto con tutto questo, ma che è fondamentale. Allora, questi sono dei test che si fanno per vedere se le cose sono fatte bene. Allora, i test sono dei test formali proprio che si fanno con questa libreria, unit test.
Gli unit test sono i test di singoli oggetti, ok? Quindi noi quello che vogliamo vedere qua è che quello che abbiamo fatto funzioni, funziona bene. Cioè, cos'è che dico? Funziona bene significa che ho qualcosa che mi carica questi file YAML, no? Quello era un file YAML, lo carica, lo riesce a aprirlo, riesce a vederlo, riesce a creare gli oggetti e così via. Ok? Quindi io devo fare tutta una serie di test per vedere che questa cosa funziona. Allora, mi faccio una classe di test che è figlia del unit test, ok? Anzi, è figlia della classe test case del modulo unit test. E questa classe funziona in un certo modo, c'ha tutta una serie di metodi che si chiamano test, che sono tutti i test che uno fa su questa cosa, e poi c'ha una classe, cioè c'ha un metodo setup, che è un metodo che viene eseguito prima di ogni test, e poi c'è anche un metodo teardown, che è un metodo che viene eseguito dopo ogni test. Ok? Allora, giusto, partiamo dalla fine, diciamo che quando viene chiamato questo file come eseguibile, questo semplicemente significa questo, se io adesso prendo, che ne so, Python, P3, e questa è la console di Python, e mi faccio vedere faccio vedere qual è il name, qui, il name è main, quindi vi sto dicendo, questa variabile qua è settata con la stringa underscore underscore main underscore underscore. Quindi quando io faccio questo tipo di cose qua, gli dico quando sei chiamato come main, allora chiama il metodo main del modulo unit test, che chiamerà questa classe e chiamerà tutti i test. E sostanzialmente, adesso poi entriamo nel merito, ma sostanzialmente quello che succede è questo. Se io faccio Python 3 test.py, lui mi dice ho fatto girare tre test ed è tutto ok. Naturalmente il test potrebbe essere sbagliato, non bisogna fidarsi del tutto ok, bisogna vedere che i test sono corretti. Adesso vediamo quale. Vedete i tre puntini, questo vuol dire che ha fatto tre test, no? E che ciascun test è passato. Questi sono test di regressione, sono fatti per essere fatti automaticamente, quindi lui non stampa niente delle cose che ha fatto, stampa solo se le cose vanno bene o se le cose vanno male. Tutto chiaro? Sì, chiaro. Francesco? Ok, allora adesso entreremo poi nello specifico della libreria. Vedete che ho fatto un modulo che si chiama meta e che ha un metodo, non è una classe, questo è un metodo che si chiama load metadata. Ma Semplicemente. quindi, scusa, Prego. in questo programma noi cioè, lo utilizziamo come, allora, come una sorta di, cioè, abbiamo dovuto verificare i test perché. No, questo programma qua, questo test.py, è un test formale, è un test di regressione fatto come lo fanno chi programma per davvero. Ok? Vi volevo far vedere anche questa cosa qua. Quando voi fate un oggetto, ok? Cioè, per fare del software solido dovete testare oggetto per ogni volta che fate un oggetto dovete testare le sue, cioè che funzioni bene, no? E lo Ok. dovete testare in una maniera piuttosto astratta, non
perché dovete testare proprio tutte le... Infatti, voglio dire, per quanto formale sia questo test, questa classe non è sicuramente completa, si possono inventare altri test, e soprattutto quando si trovano dei problemi, si aggiungono dei test ai test della classe che ha problemi, per capire se il problema si risolve, se è risolto, capite? Questi si chiamano test di regressione, cioè praticamente sono test in cui si prova ciascuna cosa che deve fare la classe in questione, ok? Prova, in questo caso particolare noi dobbiamo caricare il file YAML, questo di file dati. Questo file YAML fa riferimento a delle classi, diciamo, piuttosto astratte che non fanno niente, ma che mi servono per provare appunto se la cosa funziona, no? Questo è il... Aspettate, mettiamo così. Ok, io devo provare che caricando questo file riesco in realtà a avere un array di classi metaclasse, ok, i quali a loro volta hanno dentro delle sub metaclasse, eccetera, eccetera. Siccome il codice per fare sta roba è piuttosto complesso, io voglio essere sicuro che funzioni. Chiaro? Quindi verificarlo in sostanza vorrebbe dire verificare che metaclasse e submetaclasse funzionino, giusto? Sì, Cioè che cioè siano scritte che bene. si sono caricati. E che effettivamente riesco a vedere la proprietà A, riesco a vedere la proprietà B, ok? Già caricarli, vedrete che non è un business semplice questo, cioè qua cominciamo ad andare sulle cose complicate. Naturalmente Metaclass non è niente, potete sostituirlo con qualsiasi altra classe, ok? Il problema è che queste classi bisogna già sapere quali siano, no? Nel vostro set di dati si potrebbe fare anche in un altro modo, si potrebbe fare che lui va a cercare dove gli dite di cercare e fa l'import. Infatti in parte lo fa, però nel test lui questa cosa la deve già sapere da prima. Adesso poi entreremo nei dettagli di tutto. La cosa importante è che questi metodi qua fanno delle cose. Adesso entriamo nel dettaglio di quello che fanno. A partire da qua, nel setup, io chiamo questa funzione loadMetadata, che è la funzione importata dal modulo meta, poi andremo a vedere le singole funzioni, e carico il file dati, che è quello che vedete sotto. Questo load metadata mi ritorna, cioè è quello che fa tutto di questa parte meta, e mi mette le classi caricate, me le mette in questa variabile di test che si chiama loaded classes, che sono le classi caricate appunto da load metadata, e che quindi stanno lì, cioè prima di ogni test viene riletto questa cosa e viene ricaricata. In più, in realtà faccio un caricamento parallelo, sempre in cui tengo i metadati in forma di YAML, in forma di dizionario, perché dovrò fare delle verifiche. Dice, ma è proprio sicuro che, per esempio, questa proprietà di submetaclass deve essere caricata, deve diventare un metodo o comunque una proprietà, un attributo di questa istanza, ok? E deve contenere il numero 24, ok? Questa deve contenere il numero 23 e così via. È chiaro tutto questo? Credo di sì, credo di aver capito, sì. Allora, la prima cosa che vogliamo sapere, ok, quindi io mi carico tutto,
è finito lì, fine. Poi chiudo il file perché non c'è più bisogno di avercelo aperto. E la prima cosa che vogliamo sapere, il primo test che vogliamo fare è che effettivamente le classi vengano caricate. Ok? Allora, quello che voglio vedere è se l'array loaded classes contiene delle classi che sono quelle che ho caricato io. In realtà sto vedendo adesso che questo non è fatto bene, ma no, insomma, possiamo dire che è fatto abbastanza bene, nel senso che questo verifica che LK sia un'istanza della classe che si è caricato, ma questo serve per dire che LK è una qualche classe, non è una stringa, perché voi vedete che qua questo oggetto qui, lui class qua è una stringa, non è una classe, lo deve trasformare in classe. Allora, questo test verifica che la classe, cioè che questi oggetti siano effettivamente delle classi. Chiaro? È chiara la differenza? Questa qua, una volta che io apro questo, se volete ve lo faccio vedere. Questa metaclass è una stringa, faccio quello che faccio all'inizio, no? Faccio adesso leggo il file fh, faccio open, come si chiama, test.meta. Giusto, perché allora mi serve forse questo, yaml.load. No, certo, ok, allora devo fare questo, dovrebbe funzionare. Adesso ho i miei dati, me li sono caricati. Vedete? Ora però il problema è che io, se io accedo a dati di T0 di class, questa è una stringa, non è una classe. È chiaro il concetto? Ditemi Sì, sì, no, non di più. la definizione della classe invece sta nell'altro documento, che deve quindi Lo essere devo far diventare una interpretato. classe, e lo devo fare diventare una classe, e gli devo passare tutti questi oggetti, tutte le proprietà, eccetera, eccetera. Chiaro? Ok, sì. Quindi adesso torniamo ai nostri polli.
questo test testa che effettivamente vengono creati. Allora, adesso è importante capire come è fatto il test. Il test, la classe test case ha dei metodi, per esempio assertisi, ha delle asserzioni, cioè questo metodo ritorna, cioè torna vero se questa cosa è vera, cioè se questo LK è un'istanza della classe lk.underscore_class. Allora, questo è vero solo se LK è una classe. Adesso l'altra cosa che potremmo fare è sempre fare una verifica, o forse lo possiamo mettere in un test diverso, così facciamo uno insieme. Load the proper class, no? In cui non solo verifichiamo che sia un'istanza della classe, ma che sia un'istanza della classe metaclass. Quindi qua dobbiamo fare assert is equal che lk.underscore_class_name sia effettivamente metaclass. Perché tutti e due gli oggetti che abbiamo come primo livello sono delle metaclassi. Poi si potrebbe vedere che all'interno di ciascuna di queste ci stanno gli altri oggetti. Vedete che, allora, questo quando lo vado a fare, per esempio questo non passa perché no, non è assert is equal, è assert equal. Ok, e passa. Quindi questo significa che non solo sono delle istanze di classi, ma sono delle istanze della classe giusta. Ok? Adesso potremmo andare sotto e specificare meglio e dire, ma per esempio, vediamo come è fatto l'oggetto, vediamo come sono fatti i dati. Facciamo lo split e vediamo test.meta. Allora, per esempio, io qua c'ho una sottoclasse che deve essere una sottoclasse, e poi c'ho un array di sottoclassi, ok? Vedete che si fa col trattino, e queste devono essere tutte delle submetaclass. Quindi qui potrei aggiungere, anzi potrei cambiare il nome di questo proper classes, potrei andare dentro la classe a vedere se le sottoclassi sono giuste. Quindi per fare questo cosa faccio? For lk in self.loaded, devo fare un for esplicito, classes, prego. Ma quindi serve proprio per creare le classi? È questo No, lo no, scopo? Ah, ok, no, no, questo allora. serve per testare che il metodo che abbiamo scritto, load metadata e tutte le cose che abbiamo scritto, la classe in sé per sé ha poca importanza. L'importanza è nel vedere che se noi creiamo un YAML file di quel tipo lì, effettivamente ci mette tutti i dati possibili da immaginare. Poi dopo vediamo anche un uso più concreto di questa cosa, però per il momento Ok, quindi la classe esiste già a parte nell'altro documento, giusto? Sì, Questo lo richiama soltanto. Ok, sì, ok. sì. Ok, adesso qui allora abbiamo detto che vogliamo verificare se effettivamente i sottoggetti che stanno dentro questa classe, per esempio se LK, se quello che vogliamo verificare è self assert equal, cioè che sia il sottoggetto lk.underscore
sottoclasse, punto underscore class underscore underscore name. Questo deve essere sub meta class, no? Deve essere l'oggetto sub meta class. No, con la C maiuscola. Questo è l'asserzione così. Dopodiché dovremmo vedere che dentro l'array for slk in lk.array di sottoclassi. Quindi uno verifica veramente tutto quello che vuole, cioè il problema è avere il tempo di farlo. Ok, allora facciamo self assert equal. Cosa ci abbiamo? SLK questo SLK questo è già l'oggetto, quindi SLK underscore underscore class underscore underscore name underscore underscore sub meta class, pure queste sono delle sub meta class. E ce ne stanno due, e potremmo verificare che sono effettivamente due queste. Per esempio, mettendoci un indice qua index 0, qua fai index. Oh no, diciamo più facile. Facciamo che self assert equal la lunghezza dell'array lk array di sottoclassi e la lunghezza è 2, questo è così, virgola 2, chiusa parentesi, questo lo possiamo mettere anche sopra questo testo e glielo facciamo fare sopra. Quindi questo, per esempio, questo test è abbastanza equal, forse bisogna scriverlo bene. È un test abbastanza approfondito, cioè io verifico che la classe superiore, la classe contenente si chiama metaclass, verifico, cioè sia una metaclass, eccetera, eccetera, no? Vediamo se funziona. Non funziona perché metaclass has no attribute array di sottoclassi. Perché non ce l'ha? Cosa ho fatto male? Secondo me l'ho scritto male. Perché si chiama array underscore di underscore sottoclassi underscore, e vedete che funziona. Lui qua non è passato perché ho scritto male il test. Quindi si è fermato qui, chiaro? Quindi però è buon segno perché adesso passano tutti, vuol dire che effettivamente le cose sono corrette. Ok? Allora abbiamo verificato questo, abbiamo verificato che lui riesce a creare le classi, abbiamo verificato che le classi sono giuste. Adesso l'altra cosa che volevamo verificare è verificare che le classi siano delle sottoclassi di processo e quindi abbiano il metodo run. Questo, il metodo run adesso, perché non era così, ma adesso lo fa, ritorna una stringa che è la stringa da stampare, per esempio per Csound. Ok? E ritorna questa stringa qua e io quindi voglio vedere che effettivamente questo metodo intanto ci sia, il metodo c'è solo se questa è figlia della classe processo, se no altrimenti non ci sarebbe, e che
quello che ritorna è effettivamente una stringa, è questo quello che sto verificando qua. Ok? Adesso il quarto test, adesso, lui verifica che le proprietà che io ho messo dentro siano effettivamente quelle giuste, quelle che io intendevo. Ed è qui che mi serve di aver caricato i metadati in parallelo, perché io devo verificare i miei metadati e dire in base ai metadati che ho dato io, sono quelli che effettivamente esistono all'interno delle classi create. È chiaro? Sì. Quindi che cosa faccio? Cioè prendo le mie classi, per ciascuna classe, prendo la chiave che sta nel mio metadato, no? Io ho delle classi numerate in questo modo. Uffa, aspettate. Ce l'ho le classi numerate T0, T1, eccetera, eccetera. Allora io prendo e mi creo la chiave, la ricreo con un indice, no? Che poi incrementerò in fondo, faccio un incremento, e mi creo la chiave e vado a vedere che la proprietà A, che è questa proprietà qui, no? Sia effettivamente la stessa che mi ritrovo con la stessa chiave nel campo proprietà A. Ok? È per questo che li ho aperti in parallelo, perché devo verificare che quello che ha creato la mia funzione load metadata sia effettivamente quello che è. E poi giro per la sottoclasse, questa qua, e quindi vedo la proprietà B, e poi giro per tutti gli oggetti creati negli array. E vedo che tutte le proprietà siano generate correttamente. Quindi questa roba, se passa, funziona. Vuol dire che l'oggetto fa, cioè no, non che l'oggetto, vuol dire che la funzione load metadata ha fatto questa funzione qua, ha fatto il suo dovere. Ok? Adesso andiamo a vedere com'è fatta questa funzione qua, perché questa l'ho dovuta scrivere, non esiste. Ok? Adesso diciamo che adesso è scritta e la potete usare come vi pare, cioè potete creare dei file YAML e usarli come volete, però diciamo che bisognava scrivere. Allora, l'ho scritta in questo modulo. Vedete che io quando faccio il test carico un modulo, questo qui. Questa sono tutta roba che serve per fare i test. E questo è il modulo della nostra libreria che ha appunto la funzione load metadata. Andiamo a vedere come è fatto questo modulo. Ok, allora, questa è roba un po' posta, quindi cerchiamo, ecco, questo si può cancellare, non serve più. E allora, la funzione load metadata è questa qua. Cosa fa la funzione load metadata? Boh, apre il file YAML e lo carica dentro un dizionario che chiama MD, poi chiude il file. Di nuovo, come abbiamo fatto prima, prende un vettore che si chiama result e per ciascun elemento di questo, allora ricordiamoci come è fatto per ciascun elemento di questo primo livello, vedete che questo è un primo dizionario, cioè fatto con le chiavi T0, T1, poi ci sono tante quante ne volete, ma questo è il primo livello. Ma all'interno di questo livello, quindi c'è un dizionario che ha queste chiavi, però
Poi però questo è un sottodizionario, questo è un altro dizionario, e questa è una collezione, un array di altri sottodizionari, capite? È tutto chiaro? Quindi quando... No, sì, era solo per Ok. confermare. No, allora adesso allora quindi io giro sul primo livello. E per ogni dizionario, diciamo, di primo livello, carico il singolo metadato, lo carico passando diciamo, a questa funzione load single metadatum, la parte di dati che sta dentro la variabile item, perché vedete come ho fatto io qua, ho preso la chiave, come ho fatto prima, questo è un dizionario, quindi ho preso la chiave da una parte e i dati dall'altra. Li passo, i dati e la chiave, li passo a questa funzione single metadatum, che è questo qui, che è quello che veramente fa tutto qua. Allora, adesso tenetevi forte perché qua è da... Ok, intanto devo verificare se il dato che gli passo è effettivamente un dizionario, perché io potrei passargli la qualunque, e se non è un dizionario, very sorry, ma faccio partire questa eccezione, dico è un errore, si ferma tutto, è un errore dicendo il dato che ti ho passato non è un dizionario. Questa è una verifica banale. Per esempio, questa non l'abbiamo verificata, andrebbe aggiunto un test che verifica che effettivamente se io gli passo un numero, sta roba non funziona. Okay. In realtà questa funzione qua noi non la vediamo da fuori, perché noi vediamo solo load metadata, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli su questo. Cioè che però se per esempio questo non è un file YAML, questa roba non riesce a caricarsi, quindi insomma, cioè, succedono un po' di... Cioè, bisognerebbe fare una prova passandogli una roba non YAML, ok? Per vedere cosa succede, perché lui dovrebbe far partire degli errori. Ok, ad ogni modo, se una roba è YAML, allora io comincio a vedere che cosa c'è dentro. Prima di tutto devo vedere se all'interno dei dati che gli sto passando ci sono dei sottodizionari, no? Perché qui per esempio ci sono dei sottodizionari e per ciascun sottodizionario io devo richiamare me stesso. Io faccio una cosa, chiamo la stessa funzione, vedete che questo si chiama da sé con i sottodati. Ok? Questo è importante perché vi dico, se questo è un dizionario, devo fare questa cosa qua. Se questo non è un dizionario, ma è una lista, vedete che io qua c'ho un dizionario, qua c'ho una lista. Ok? Allora, se questa è una lista, allora io devo fare che devo riempire, devo andare a guardare, e devo richiamare di nuovo per ciascun elemento della lista questa funzione qua. Quindi che cosa succede? Per esempio, io parto da qua, parto da T0, vedo che, ok, questa non è un dizionario, quindi vedremo dopo che cosa succede. Questa non è un dizionario, quindi vedremo dopo cosa succede, ma questa è un dizionario, allora questo if è vero, e allora io chiamo di nuovo questa funzione, però passandogli questa volta soltanto questa parte qui. Ok? Se questa a sua volta ci avesse delle sottoclassi, farei una cosa che si richiama tante volte quante sono le sottoclassi. Queste si chiamano funzioni ricorsive, sono una tecnica abbastanza usata,
e funziona. Cos'è che stabilisce, scusa, cosa che stabilisce che si tratta di un dict, di un dizionario? Cioè la creo Questo io questa no, già. questa è una funzione di Python che ti dice di che tipo è quello che gli stai passando, item. E quindi questa cosa è vera, questo if è vero solo se item è un dict. Quindi se dict fa processare la Se dict lui fa quella. chiama questa funzione, ok, che è sempre questa, però con la parte interna. Qui dentro c'è un for in cui lui prende ciascuna chiave e ciascun item. Se volete lo passiamo col debugger e vediamo cosa fa di volta in volta. Qui si richiama se stessa e sostanzialmente rifà tutta la cosa con un sottodizionario, ok? Se invece per caso l'item è una lista, come in questo caso qui, nell'array di sottoclassi, questa è una lista, vedete che sono due sottoclassi, ok? Allora lui fa un giro della lista, vedete la differenza è tra questo for e questo for. Questo è un for di una lista, item è una lista per cui lui deve prendere ciascuna proprietà, deve definire che c'è per la chiave tal dei tali, c'è un array vuoto che poi riempie richiamando ancora una volta load single metadato. Ora, se nessuna di queste cose è vero, cioè, se per esempio, come in questo caso qua, all'inizio lui ha delle proprietà che non sono delle sotto dei dizionari, questa è una proprietà secca, class uguale, class 2 punti metaclass, proprietà underscore a 2 punti 23. Allora, se per caso c'è una chiave class, allora lui deve caricare, cioè deve istanziare questa classe. Ora il problema di istanziare questa classe è che magari la classe non è presente, cioè non abbiamo caricato il modulo. Quindi lui deve andare a vedere se c'è se c'è una proprietà modulo, module name. Se c'è una proprietà module name, allora lui carica quella proprietà, altrimenti lui decide per default che il nome del modulo è semplicemente il nome della classe ma con tutte minuscole. Quindi questo qui per esempio è deciso per default e la classe metaclass con la M maiuscola e la C maiuscola, questo è quello che si chiama il camel casing, è invece metaclass con la M minuscola e la C minuscola. Ok? La cosa importante è che, appunto, avendo ottenuto il nome del modulo e che tipo di classe devo, qual è il nome della classe, io chiamo una funzione dynamic importer che vedremo come è fatta, che è questa qua, ok, ma la vediamo dopo, che mi fa diventare quella stringa il nome di una classe vera e propria. Vedete che qui io potrei importare tante classi come si può fare in from modulo tal dei tali, import questo, quell'altro e quell'altro ancora. Quindi è per questo che questo sta dentro un array, ma questo array in realtà gli chiedo di importare una sola cosa e quindi prendo il primo elemento di questo array. E questo è proprio il nome della classe. A questo punto chiamo un altro metodo che è instantiate class, dirò ok, creala, e questa la crea con i dati
i dati che io gli ho passato più le proprietà che io gli ho, più le proprietà che ho tirato fuori da qua, tutte le varie proprietà. Questo adesso vedremo come è fatto, qui c'è l'else, eccetera, eccetera, e poi ritorno il risultato. Quindi fine della questione. Questa è la parte più complicata, ma devo dire che tutto sommato è pur sempre semplice, sono poche righe. Però questa, ecco, questa per esempio fa un sacco di roba, cioè è veramente, se consideriamo fare un sacco di roba l'intelligenza informatica di una funzione, questa è molto intelligente, è molto smart, fa un sacco di robetta. In realtà la roba in parte la fa in quest'altri metodi che andiamo a vedere. Allora, vediamo prima il Dynamic Importer. Questo è una roba che funziona, cioè andate a vedere come è fatto, diciamo, ha bisogno di questa libreria importlib che definisce questa funzione underscore underscore import underscore underscore e sostanzialmente la mia funzione è solo un wrapper di questa roba qua dopodiché io ho, siccome potrei importare tante tanti tipi di classe, sostanzialmente io poi li metto tutti dentro un array. Questo è quello che fa tutto, questo è getAddr. getAddr fa diventare il nome che è una stringa, la fa diventare il nome della classe e poi ritorno il risultato. In instantiate class quello che faccio è io gli passo cioè il nome della classe, non più la stringa, e la chiamo, questa la chiamo senza argomenti, cosa che forse potremmo cambiare in futuro, potremmo volergli passare degli argomenti, quindi la faccio un'istanziazione. Adesso la cosa da sapere è che quando uno crea una classe, questa classe ha questa variabile qua, sempre presente, e con questa è possibile generare delle proprietà in automatico della classe. Questo è un trucco di Python abbastanza potente. Io qua devo unire per esempio queste proprietà qua con tutte queste altre che sono create in maniera diversa. Quindi qui questo è un modo di giuntare tutte le proprietà e dopo gliele passo. Vi voglio far vedere come funziona questa roba, perché se io prendo genero una classe, e sostanzialmente boh, non gli faccio niente. Ok, questa è una definizione di una classe. Adesso se io faccio x punto underscore underscore dict, in realtà internamente a Python le classi sono tutte istanziate con degli array associativi, con dei dizionari. Quindi le classi hanno già un sacco di roba dentro, ok? E tutti gli attributi si trovano dentro questo underscore underscore dict. Adesso se io faccio un'istanza di questa classe, ok, questa adesso è un'istanza, no? Adesso anche questa ha una serie di attributi che sono attributi della classe. Ok. Adesso io qua posso benissimo scriverci dentro questo dizionario e scrivere un dizionario. Adesso la cosa è che se io faccio x.a,
Questo effettivamente, adesso questi diventano proprio proprietà della classe. Ok. Naturalmente, se per esempio voglio aggiungere roba a questa classe, devo fare dict update con quello che voglio aggiungere, e naturalmente qui c'è il problema del conflitto tra le chiavi, eccetera, eccetera. Adesso io ci avrò anche la proprietà C e la proprietà D dentro la classe, ok? Quindi questo è il modo per fare, diciamo, della metaprogrammazione, cioè io qua aggiungo roba, sono le 11 e io devo fermarmi. Sostanzialmente questo è quello che succede qua. Io aggiungo le proprietà che mi sono tirato giù dallo YAML, e le aggiungo pari pari alla classe. E quindi questo mi dà la classe con tutte le proprietà di cui ho bisogno, eccetera, eccetera. Ok, questo codice adesso lo rimetto perché abbiamo cambiato qualche cosa, ma comunque lo trovate online. Adesso lo cambierò. E quello che vi volevo far vedere, però non sono riuscito a finirlo, è come si usa questa cosa nel mondo reale. Codice che avevo preparato, che ancora non funziona, c'è un problema. E adesso questo invece è fatto con roba vera e vedete che la classe sostanzialmente è il processo V10, ho i suoni, no? Ricordate la classe come era fatta? C'era dei suoni, e il module name l'ho dovuto specificare perché altrimenti non lo trova, no? E questo, ok, c'ha tutte le variabili di cui ha bisogno, quindi sostanzialmente, però adesso ho appena capito perché non funziona, no, correggerò dopo, è che io faccio partire il load metadata, cioè che mi carica i dati, dopodiché ottengo degli oggetti, qui ce n'è solo uno. Agisco sul metodo run e quello mi fa partire tutta la faccenda. Vedete che questa cosa qua è estremamente importante perché io su questa posso fare, facendo, stabilendo questo, poi naturalmente i metadati li possiamo anche cambiare, decidere come fare. Io qua posso metterci tutti i processi che voglio, no? Ed è tutto sommato abbastanza compatta come notazione, non dobbiamo scrivere 20.000 robe, ok? Perché addirittura diciamo che questa parte qui si potrebbe anche automatizzare, nel senso che uno qua, se sono suoni, se noi sappiamo che i suoni sono tutti di classe suono esterno, eccetera, eccetera, e hanno per esempio la durata e lo strumento, ci sono metodi per caricarli automaticamente e così via. Ok? Questo tanto per diciamo migliorare ancora, perché dice io non mi voglio scrivere tutta sta roba, voglio scrivere che i suoni sono A, B, C e D, basta. No? E dopo glielo si fa fare a lui. Ma questo significa aggiungere nella classe processo V10 un po' di intelligenza per sapere cosa fare, ecco. Ok? Boh, penso che per oggi abbiamo dato una buona. Ok?